Ragazzi, ma dove cacchio siamo? Ma guardate che figata di posto. Blocchi di nederite, gold. Stasa mi ha appena scritto Powa scappa da lì. Stanno arrivando. Oh, che cacchio dici? Oh, una spada. Ok, ho trovato una spada. No, 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 ragazzi, non posso. Porca di quella, sono qua, sono qua. Corri, 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 corri. Se loro non mi vedono, io non li vedo. Se loro non mi vedono, io non li vedo, ragazzi. La tecnica della scorsa volta, ok. Dai, che forse non mi hai visto. Sono esattamente dall'altra parte. E comunque, ragazzi, io non vi ho detto una cosa. Guardate lì. Diamanti hanno scritto. Hanno scritto diamanti lì. Praticamente ci sono dei blocchi di diamante che ho messo per una trappola. Esattamente, ho fatto una trappola. Guardate lì, lì, ragazzi. E c'è anche Sasa, ragazzi. Porca di quella, che grande Sasa. Ok, allora devo andare subito nel posto segreto, nella trappola. Andare a ucciderli, ok? Caviamoli. Oddio, li ha scavati, ragazzi. Li ha scavati. Via subito dentro la trappola. Dai, 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 dai. È arrivato il momento, è arrivato il momento. Dai, usufruisci, po', usufruisci, usufruisci del tempo. Eccoli qua, ragazzi. Uccidiamoli. Devo ucciderli. Mannaggia, loro non mi prenderanno mai. Guardate qua la potenza di Powa. Porca di quella, no, 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 il tridente no. Il tridente no. Sì, uccidiamoli. Sì, si sono uccisi da sole. Grandissime, bravissimo. Boom, boom. Dai, un colpo solo. Sì, uccise, ragazzi. Ed è proprio grazie a Sasa che siamo riusciti. Guardate quanta roba avevano. Grazie a Sasa siamo riusciti a liberarci di tutte queste cose schifose. Ecco, allora, via, fammi prendere subito tutte queste cose. Guardate quante roba avevano. Il totem, il totem. E pure un libro. Che ci sta scritto nel libro? Per il luogo magico cercherai, nella speranza andrai, sotto un albero la retta via, fuori dalla città la segreteria. Din don. Che cacchio di poesia è? Ma chi l'ha scritto? Bambino delle elementari? Cioè di prima elementare, neanche delle elementari. Ragazzi, allora, qua il nostro piano è stato totalmente confermato grazie a Sasa. Aspetta, fammi rispondere a Sasa. Te l'ho detto che ci vendicheremo. Sì, cacchio, sì, cacchio. E tutta questa schiavitù. Sì, sì. Prego, martello. Cosa vuol dire prego, martello? Prego, martello. Vabbè, 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 lasciamo stare. Allora, mangiamo un po' di carne e torniamo soprattutto dove stava il nostro posto, dove ci aspettava il nostro posto. Guardate qua, ragazzi, la segreteria, come la chiamano loro. Vabbè, lasciamo stare. Blocchi di smeraldo. Questi sono blocchi di smeraldo, palesemente. Questo è un blocco di smeraldo. Questo è tutto oro. Tra l'altro, ragazzi, nella chat Sasa sta continuando a ucciderle. Bravissimo, bravissimo. Ci siamo presi la nostra vincita. Ora che abbiamo fregato Powa, dobbiamo solo umiliarlo. Camera della Verogna. Sarà un topo in trappola. Ma come scrivono? Comunque non me ne frega nulla. Non me ne frega nulla. Perché qua Powa è riuscito a prendersi la sua vendetta. Deriso da tutti e fa vedere la sua ridicolezza. Oh mio Dio. Sottrattivi a noi, schiavi maschi. Viva le donne! Ma che discorso è? Io non ho mai visto una roba del genere, ragazzi. Ma sapete che cosa? A me non me ne frega totalmente un cacchio dei vostri discorsi che mi volete umiliare. Io ho fatto l'esatto contrario, vi ho umiliato a voi. E soprattutto adesso è arrivato il momento di controllare quello che c'è in queste casse. Oddio! Tanto si givavano pure la roba queste qua, ragazzi. Che vergognose. Un po' di gheppolo. Oh mio Dio, giusto un pochino. E poi queste qua sono mele incantate. Queste qua me le prendo, ragazzi. Scusatemi, ma mi piacciono molto. Allora lasciamo giù tutta la varia roba, tutto il vario schifo. Ma nel frattempo dobbiamo controllare anche questa cazza. Ed è proprio qua che abbiamo trovato la TNT. Sì, sì, amici. Sì, amici, sì. Questo è quello che voglio vedere. Guardate quanta ce n'è. Tre stack. Tre, dimmi che ce ne sono tre. Quattro stack. Quanti cacchio ce ne sono? Quattro? Manca un quinto. Cinque stack. Oh my god. Oh my god. Sapete bene cosa facciamo, ragazzi. Sapete bene cosa facciamo. Grazie mille al carissimo Sasa. Tutto questo mondo verrà distrutto tra 3, 2, 1. Tra pochissimo. Ma mi raccomando, voi ragazzi, iscrivetevi prima, ok? Mettiamo anche una bella TNT qua sotto. Molto molto bene. L'acciarino, non ho preso. Ragazzi, non ho preso l'acciarino. Sono un grande fenomeno. Boom, boom, boom. Ed è proprio qui il momento di far esplodere tutto. 3, 2, 1. Boom, baby. Facciamo esplodere tutto. Via, via, via. Come hai usato tronzo? Eccolo qui. Se ci siamo. Ah, però aspetta, voglio godermi tutta questa esplosione. Non è rimasto nulla. Solo la nederite. È rimasta solo la nederite. Da quando non esplode la nederite? Vabbè, fa niente. Questa qua allora la bruceremo tutta, probabilmente. Va bene, comunque, bisognava schiavizzarlo subito. Oh, eh sì, bisognava proprio schiavizzarlo subito. Avete capito bene? Perché io non sono uno scemo. Io non sono uno che si fa fregare così facilmente, amici. È colpa tua, Amo. Che stron. Ma scusatemi, si danno la colpa. Nel frattempo si chiamano pure Amo. Guardateli lei, ragazzi, con le loro skin da ragazze. Non me ne frega proprio un bel cacchio.
Io adesso vi faccio esplodere tutto, perché questo è quello che vi meritate. Anche i poveri villager, no, i poveri villager sono stati chiavizzati e questa cosa non va bene. 3, 2, 1, facciamo saltare in aria il palazzo, ragazzi. Boom, mi stanno uccidendo. Via, via con la mela incantata. Brutti schifosi, guardate come mi vogliono uccidere qua. Intanto è tutto esploso. Oh mio Dio, proprio quello che voglio, quello che voglio vedere. Venite qua, amici, venite qua, fatevi uccidere. E intanto c'è pure la signorina Martina che mi sta inseguendo. Sì, morta Martina, è morta anche Sofila. Ma che perfezione, la perfezione nella mano. In frattempo, ragazzi, Sasa sono sicuro che è stra orgoglioso di me. Nel frattempo io ho riempito tutto di TNT. Ma nella stessa cosa, nello stesso tempo farò anche esplodere tutto. Mi dispiace, le TNT non staranno sicuramente lì a guardare. Le TNT lavorano anche di notte. Avete capito bene? La mia città! Sì, la tua città, Martina. La tua città totalmente in distruzione. Non è rimasto più nulla. Non è rimasto più un cacchio di questi posti qui schifosi, bruttissimi e costruiti dagli schiavi. Perché questi qua sono palesemente costruiti dagli schiavi, ragazzi. Credetemi, non hanno fatto un cacchio loro. E Sansa è morto scrivendo God ed è stato ucciso da un silverfish. Ok, molto bene. Ti ordino di smetterla in nome di tutte le ragazze belle. Sansa, zitto, vai a lavorare. Ma come pensi che Sasa possa andare a lavorare dopo che è successa una roba del genere? Non andrà mai a lavorare, come non andrà a lavorare più nessuno che entrare in questo server. Mi dispiace, ormai avete già capito bene quello che succederà, anzi quello che è già successo, quello che la gente si merita. Boom, molto molto bene, facciamo esplodere qua un po' di TNT, destra, manca, sinistra. E sapete che cosa? Ho ucciso un'altra volta Sofia, perché mi piace tantissimo Sofia, Sofia, come cacchio si chiama, ragazzi, nomi molto particolari. Comunque le TNT purtroppo non sono troppe, ok? Però dobbiamo usufruirne. Queste non sono esplose, molto male. Le facciamo esplodere subito. Cos'è che manca, ragazzi? Manca ancora un pochino di roba. Dai, non dobbiamo neanche buttarne mezza di TNT, avete capito bene? Ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi al canale, che dopo questa cosa veramente non so più come farvi iscrivere, ragazzi, perché è un assurdo. Un altro mondo distrutto, come l'altra volta in frantumi, ragazzi, per chi si è visto il video dell'altra volta. Ah, scappa. Ah, no. Porca di quella, no, 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 no. Devo andare subito a riprendere la mia roba. Sì, ma mi ero bloccato, com'è possibile che mi ero bloccato? Corri! Amici, ma non avete ancora visto tutto. E sapete perché? Perché in questo momento io ho costruito esattamente una palla, una bomba di TNT. Se sono riuscito in qualche modo a recuperare tutte le TNT, a recuperare anche tutto appunto quello che mi serviva, ragazzi, guardate quanti strati sono di TNT. Sono troppi strati, sono tipo 4 strati di TNT. Ok, avete capito bene, ragazzi, cosa andiamo a fare in questo momento. Mi raccomando, iscrivetevi al canale per vedere questa distruzione di massa, che è la cosa più importante. Vi ricordo ogni giorno di seguirmi in live alle ore 20:30. Detto questo, questo mondo può esplodere in tutta la sua distruzione, come se già non fosse distrutto alla fine. Ma adesso noi lo facciamo distruggere un'altra volta. Ok, pronti? 3. No, 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 io non sono pronto, raga. Io non sono pronto. 3, 2, 1. E possiamo partire. Raga, no, 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 esplodi tutto, esplodi tutto. Oh mio Dio, ragazzi, ho paura. Oddio. Oh, volano TNT. È volato di tutto. Non c'è più niente. È clamoroso, non c'è più nulla. Ma ragazzi, ma questa è stata la TNT più grande, più figa che abbia mai innescato. Basta, smettila. E io da un momento all'altro, secondo te, la smetto. Mi dispiace, ma non è proprio così. E sai perché? Perché io continuerò. Guardate, ragazzi, non c'è più nulla. Non c'è più, non solo quella metà di quella specie di laboratorio lì. Manca ancora il faro, ragazzi. Sì, 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 sapete che cosa? Io me ne vado straveloce. Ma ragazzi, ma poi è pieno di sti cacchio di pesci qua che mi vogliono uccidere. Basta, andate via, andate da quel paese. Guardate, ci sono blocchi in ogni dove. È incredibile. Allora, intanto io salgo, ragazzi. E come facciamo a farci sfuggire probabilmente una delle costruzioni più belle? Il faro fatto da Dio, ragazzi, cioè fatto veramente benissimo. Io lo adoro sto faro. Ma è come adorare una distruzione clamorosa. Esattamente così. Se, se, fai ancora. Aia, mi sono ucciso. No, non è il mio intento uccidermi. Dai, raga, morite tutti. Brutti, brutti pezzi, brutti blocchi. Sì, vabbè, insulto anche i blocchi, ragazzi. Moriranno anche i villager, mi dispiace, ma questa è la vita. 3, 2, 1. Ormai abbiamo visto di tutto. Ma proprio tutto, tutto. Ma siete sicuri? Proprio tutto, tutto. Boom.
Non è rimasto, ragazzi, solo la punta. Solo la punta. E qua scende pure l'acqua. Che schifo di mondo. Quando un mondo fa schifo, ragazzi, si chiama proprio mondo che ha grippato Poa. Esattamente. Questa è tutto il finale, ragazzi. Lì c'è pure Martina. Amo, dove porti a cena Antonio ora? Dove lo porti a cena, che non c'è un posto dove lo puoi portare? Ragazzi, mi dispiace. Che palle, vero? Cioè, praticamente a loro non gliene frega neanche tanto, perché l'importante era portare Antonio a cena. E comunque l'ho notato, mi volevano all'inizio, solo che poi ho capito appunto che stavano fregando, quindi sono riuscito a non farmi fregare, ragazzi. Io non mi farò mai più fregare, anzi non mi farò mai fregare. Detto questo, amici, io faccio un ultimo ponte, così tanto per non lo so, per divertirmi, perché ormai mi sto divertendo come un animale, ragazzi. Seguitemi su Instagram, PowYT, vi ricordo che è gratis. E qua veramente, ragazzi, non è rimasto nulla. Non so più veramente cosa fare, ragazzi, è finito tutto. Amici, vi saluto. Aia, non rompere le scatole, te, Martina. Ragazzi, iscrivetemi se volete altri clip di questo genere. L'importante è che me lo scrivete, poi io farò il paladino della giustizia, come al mio solito farò, ok? Ci vediamo, amici, ciao!